Buongiorno artisti, oggi faremo dell'arte astratta con i colori complementari. I colori complementari si trovano sul lato opposto del cerchio cromatico. Uno è caldo e uno è freddo. Per esempio abbiamo il rosso con il verde e le varie sfumature di verde, il giallo con il viola, l'arancione con il blu, e naturalmente tutte le varie sfumature di colore. Nel primo lavoro ho deciso di usare del blu e del rosso, ed faccio una cosa molto semplice, delle piccole macchie blu di colori, delle macchie irregolari, e poi utilizzerò il rosso invece per fare dei puntini o dei punti un po' più grossi. È interessante sapere che il colore più luminoso è sempre quello che attira di più l'occhio, quindi per bilanciare il vostro lavoro, in questo caso vedete che metto molto più blu e meno colore rosso. Io in questo caso ho fatto la scelta dei puntini e delle macchie, ma potete, poi vedrete negli esempi finali, potete utilizzare delle linee, potete veramente sbizzarrirvi a esplorare i vari colori complementari. In questo secondo esempio utilizzerò del viola e del giallo. Ho scelto delle forme molto più morbide questa volta, quindi farò molto viola, come vedete, e ho deciso di utilizzare gli acquarelli per il viola e di utilizzare per il giallo le matite colorate. È importante che i due colori non vengano mischiati, altrimenti in questo caso uscirebbe un marrone, ma non utilizziamo più i due colori complementari perché creeremo un terzo colore. Ho fatto questa onda abbastanza morbida e poi mi diverto con una matita gialla, e vedete la differenza di quantità di colore e di spazio utilizzato dal giallo rispetto al viola, di nuovo per bilanciare il mio lavoro. Ma toccherà poi a voi sbizzarrirvi e provare a testare le varie combinazioni di forme e colori che più vi piacciono. Potete anche utilizzare, e poi vedrete un esempio per realizzare magari un segnalibro o dei bigliettini, dei piccoli quadretti. Buon divertimento e buona esplorazione!